Una collezione numismatica che ha raggiunto l'importante numero di 8.000 monete, uno scrigno prezioso di storia e cultura custodito nel cuore del capoluogo di regione, accuratamente riallestito con l'intento di trasmetterne il valore ai catanzaresi e ai tanti visitatori che la struttura merita di accogliere. Martedì 13 dicembre riaprirà i battenti dopo la ridefinizione funzionale degli spazi, la manutenzione delle finiture ed il nuovo allestimento museografico, impiantistico e multimediale. Il Museo archeologico e numismatico della provincia di Catanzaro. Gli interventi che hanno interessato il museo archeologico sono stati illustrati nella mattinata di venerdì nel corso di una conferenza stampa nella sala giunta di Palazzo di Vetro. Questa mattina una importante conferenza stampa per annunciare che il 13 di dicembre alle ore 9:30 inaugureremo il Museo numismatico della provincia di Catanzaro. Un museo importante che fa parte della rete museale e che da qualche anno sta conoscendo lavori di ristrutturazione in ottemperanza di un progetto finanziato dal Por Calabria per 400.000 euro. Progetto di ristrutturazione che consente l'ammodernamento, che ha consentito appunto l'acquisizione anche di nuovi pezzi e la sistemazione di quelli esistenti. Quindi da questo momento la rete museale sarà arricchita da questo nuovo museo che ritorna alla luce nel suo splendore e soprattutto con la sua ricchezza di pezzi unici a livello nazionale e a livello europeo. Quindi la rete museale di Catanzaro, della provincia di Catanzaro, come una struttura che consente alla Calabria, dal punto di vista culturale, di arricchirsi ancora di più e di essere punto di riferimento per appunto flussi turistici che in Calabria non trovano solo mare e monti, ma trovano anche un giacimento culturale di grande rilievo.